12 maggio 2024, Barone Vassallo, buonasera a tutti. Stavo riflettendo su come è cambiata in questi anni quella che fu la festa della mamma. Io ricordo mia madre ha avuto me che era giovanissima, a malapena maggiorenne, e io ricordo mia nonna, perché naturalmente mia madre era realmente giovane, e ricordo mia nonna che quando sono nato io aveva neanche 40 anni, ma io ho visto sempre questa nonna con le fattezze di una nonna, con le sembianze di una nonna, una signora di una certa età, non più col fisico in forma, molto attaccata alla casa, molto attaccata alla cucina, molto attaccata alla cura dei panni, allo stirare, a tutte queste cose qui, che erano la normalità qualche decennio fa. Poi, ai tempi della maturità, i primi del 2000, mi fidanzai con una ragazza, e questa ragazza era una bella ragazza, però mi ricordo che aveva una mamma che era non più la classica mamma di mezza età, quindi diciamo con qualche formetta in più, con i capelli un po' leggermente grigi, con delle rughe di espressione in faccia. Ricordo che aveva la mamma che era più bella di lei, primi anni 2000, cui già il concetto di mamma cominciava totalmente a cambiare. Le mamme non erano più quelle donne come ad esempio fu mia nonna, diciamo, con il vissuto della vita classica. Cominciavano a essere, io devo ammetterlo, la mamma di questa mia ex ragazza era una modella, era veramente bella, bella, bella. Quindi mi chiedevo a quei tempi come fosse possibile fare gli auguri della mamma, della festa della mamma, a una madre come quella della mia ex, che era praticamente una ragazza ma di una bellezza veramente alta, altissima. Naturalmente questi ultimi 20 anni sono stati lo specchio della, oltre che dei cambiamenti, proprio della decadenza della nostra nazione, della nostra società, dei nostri costumi, usi. E abbiamo cominciato a vedere in questi giorni, in questi anni, abbiamo cominciato a vedere che c'erano addirittura coppie in cui la mamma diventava il mammo, perché era fondamentalmente un individuo di sesso maschile. È inutile girarci attorno. Abbiamo visto in televisione personaggi famosi che con il compagno hanno preso dei bambini e praticamente sono diventati mammo e mammo, in quel caso papà e mammo. Subito dopo la prima decade del 2000 poi siamo arrivati veramente all'apoteosi, questi malati di mente che al posto di mettere mamma e papà hanno messo genitore 1, genitore 2.
È chiaro che tutto ciò che è forzatura, tutto ciò che è una cosa assurda, inutile, pagliaccesca, prima o poi deve finire. E infatti lentamente stiamo ritornando anche al concetto di mamma, di papà, di famiglia classica, mo, nonostante mi sia abbastanza antipatico il signor Vannacci, devo dire che ha un grosso seguito, proprio perché ha detto che avevamo toccato delle punte di imbecillità, di assurdità veramente, veramente troppo. Quindi io oggi voglio dedicare la festa della mamma proprio a questo ritorno un po' burbero, diciamo così, perché tante persone si sono ormai stancate di queste cretinate che fa la sinistra, che fa anche l'attuale destra, che non vale più nulla, in cui si vuole nascondere tutte le nostre tradizioni di una vita, di un capitolo storico, di tutta la normalità della vita dell'Italia. Quindi io direi che questa festa della mamma sia dedicata fondamentalmente al ritorno a quelle origini che questi buffoni malati di mente, pazzi, volevano che noi perdessimo. Ragazzi, buona domenica, ci vediamo domani, ciao a tutti.